Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il Signore Gesù disse: Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: Figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: Non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: Sì, Signore, ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Risposero: Il primo. E Gesù disse loro: In verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose. Ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. Pace bene amici e ben ritrovati in questa seconda domenica dopo il martirio di San Giovanni Battista, sempre secondo il rito ambrosiano. La parabola di Gesù, per essere correttamente letta e interpretata, necessita di due precisazioni, almeno due precisazioni. Il primo, il dar risalto, l'evidenziare il contesto. Il contesto qual è? Gesù sta polemizzando con i suoi avversari, con i capi, i principi del popolo, i dottori della legge, gli scribi, così si legge al versetto 23, subito prima di questo brano che la liturgia ha scelto per noi oggi. Quindi la parabola è diretta a questa categoria di persone. Una ulteriore precisazione: il fare la volontà di Dio è l'apice, è il valore più grande sia dell'Antico Testamento che del giudaismo. Gesù, raccontando questa parabola, interpella i suoi avversari e li costringe ad una autocondanna, perché è evidente che la risposta può essere data da chiunque, non soltanto chi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre. Queste persone si trovavano legate, schiavizzate da una legge, da centinaia di prescrizioni, al punto tale che impedisce loro di essere aperti all'annuncio del regno che Gesù era venuto a inaugurare. Di fatto poi Gesù troverà consensi tra i cosiddetti lontani, gli emarginati, i pastori, le prostitute, i pubblicani, gli esattori di tasse, coloro che erano considerati esclusi dal messaggio della salvezza e della salvezza stessa. Naturalmente Gesù non si accontenta di trovare accoglienza presso questa categoria di persone emarginate, ma esige anche una conversione. Convertitevi e credete al Vangelo. Allora, questi personaggi importanti, questi sapienti di allora, come di sempre, si accorgono che la parabola è raccontata per loro e Gesù li rimprovera così facendo, perché poi troviamo immediatamente dopo questo brano del Vangelo il racconto della parabola dei vignaioli. Allora Gesù qui dice che voi avete rifiutato di credere nel Battista, invece i peccatori, le pubblicane, le prostitute, coloro che sono lontani, hanno creduto al suo messaggio. Voi, o meglio i vostri padri, hanno ucciso i profeti e adesso, fra breve, attenterete alla vita stessa del figlio dell'uomo. Noi sappiamo come sono andate a finire le cose. Gesù è stato condannato, crocifisso, è morto, rifiutato. Nella Chiesa primitiva troviamo una comunità cristiana composita da cristiani che derivavano soprattutto dal mondo pagano, anche dai giudei, ma la stragrande maggioranza dei cristiani delle primitive comunità erano gente proveniente dal mondo pagano politeista. A noi che cosa insegna la parabola che Gesù raccontava ai suoi avversari? Noi che non siamo avversari di Cristo, ma siamo battezzati, tentiamo di accoglierlo nella nostra vita. A noi insegna due cose. Primo, che non dobbiamo vivere nel nostro quietismo,
nelle nostre abitudini, in una vita priva di significato, schiavizzata dall'indolenza, dalla pigrizia, dall'abitudinarietà, perché questo ci impedisce di pronunciare il nostro sì, cioè di fare la volontà di Dio sempre. E il secondo insegnamento è conseguente. La cosa, il valore che ci deve stare più a cuore, che deve essere posto al primo posto nella nostra vita, è quello di una ricerca, di un desiderio, di una ricerca appassionata della volontà di Dio, perché quello che Dio vuole è il nostro bene, e allora il valore più grande, il bene sommo, è cercare questa volontà, questo progetto di amore di Dio che vuole il nostro bene. Ognuno di noi deve fare le proprie verifiche nel quotidiano, nella quotidianità, nella semplicità, nei gesti più semplici e più scontati e banali della nostra vita. Dobbiamo misurarci con la volontà di Dio. È lì che si gioca il nostro sì a Dio, alla salvezza, al Regno. Pace bene, amici, a risentirci alla prossima domenica.